Loro Ah, sono quindi... abituati a quello, quindi per loro è decente, per Vabbè, noi. però Sì, conta che sono esatto. multietnici là, quindi non penso siano Sì, molto. tutti irlandesi. Sì, assolutamente. Anzi, la comunità italiana mi sa che è tra le più grandi qui a Dublino. Se non Ah sì, sbaglio, ci sono molto sono grande. 30.000 persone italiane, Mazza, almeno. ah, Sì. mazza. Dunque, per Veramente non chi pochi. vedo che c'è una domanda che per te ritrae nella chat, che assolutamente non è vero. Come sono le rosse? No, ma in realtà qui non è che ce ne sono tante, 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 sono più bionde che rosse. Irlandesi. Ci muore Lo un mito, ci so, lo muore un so. mito, Non ci muore un dovrebbero essere mito. rosse. Teoricamente, lo so. Ci siamo interrotti, ecco, su una cosa che a me interessava parlando di cibo, le poche cose che ti puoi dire di cosa ti occupi e cosa ci hai in serbo per la community italiana, ecco. Mi sa Allora, che queste sono tutte le segretate. no, C'è no, no, vabbè. qualcosina, qualche chic. Posso dire che ci saranno delle belle e piacevoli sorprese per la comunità Ecco, italiana. ragazzi, dite, ci saranno delle belle novità. Sì, questo è poco ma sicuro. Cosa di preciso non posso dirlo, ma abbiate fede, insomma. Abbiate fede, insomma, di sicuro quando Esatto. ti dicono che Soon ci sarà the end. una bella Aspetta, aspetta un sorpresa. attimo, l'ultimo che ha detto Have Bloody Fate mi ha rovinato un franchise. Non vorrei No, che me lo accomunare. Cioè, non no, ti voglio accomunare a quello, però c'era uno della DICE che mi ha rovinato Battlefield prima, quello che usciva e diceva Have Bloody speriamo, no, noi Fate. abbiamo fiducia e Ecco. speriamo in bene, quindi ci saranno belle novità, siamo sicuramente felici di questa affermazione. Sì. Buono, bene, aspettiamo. Sì, aspettiamo, aspettiamo. Beh, Sì, dicono, nerferanno Irelia. nerferanno Irelia, Sì, dicono. indubbiamente, Battlefield Nerferanno nerf Irelia. Irelia. No, ma più che altro, ieri parlavamo, ma è vero che entro di Morandum quando c'è una pentakill? Cioè, no, mi auguro di no, però oh, Aiuto. tutto è possibile, dai. Comunque, Io ci scegli. provo, E no, ci Lights, sì. chiediamo dalla chat di commentare i pick che sono già Ah, già. partiti. Abbiamo il ban, no, da notare semplicemente il ban da parte dei Meteor Makers di Twisted Fate, Wukong e Lee Sin, due di quali, Addirittura. sì, Lee Sin e Wukong giocati nella partita di poco fa dagli SKT e Twisted Fate che era stato, diciamo, ninjato, ma probabilmente più per toglierlo ai coreani. E sono tornati a una composizione un po' più europea, ecco. Beh, sicuramente prendono subito Diana e Evelynn, lasciate libere, una in solo top, una in mid, entrambi possono performare ottimamente e Olaf sarà ovviamente relegato in giungla, mentre la bot lane è occupata da Miss Fortune Sona. Altro mega AoE team, abbiamo l'ulti di Evelynn, l'ulti di Miss Fortune, l'ulti di Sona e in tutto questo abbiamo l'Undertow di Olaf insieme al True Damage per il single target e anche altro da noi grazie al Crescent Strike più scudo e passiva di Diana. Dall'altra parte Sì, abbiamo due sì, piante. due piante, Zira e Maokai, credo a questo Zyra, punto Zyra, Zyra. Zyra in support, insieme a Kog'Maw, mid Orianna e Maokai in giungla e a questo punto Irelia top. Intanto, dopo aver commentato così brevemente i pick e i ban, che magari dopo ci ritorniamo, volevo prima, Chaos, ancora qualcosa da dire? Vuole fare un saluto a tutti o magari Beh, prima di volevo. partire per commentare la partita. Beh, allora volevo rispondere a Crono che ha detto inoltre il più grande collezionista di skin di Veigar, ed è vero, su Al momento le hai questo tutte, credo. sì, le avevo tutte anche prima di partire. Poi mi hanno chiesto come ho fatto ad arrivare a Dublino. Beh, c'era sul sito Con l'aereo. della Riot, sì, fondamentalmente con l'aereo. Ma sul sito della Riot, riotgames.com, ci sono i bandi insomma, per i lavori, cioè, che loro cercano, insomma. E quindi là ho fatto, come si suol dire, application e poi da lì una serie di colloqui e sono arrivato a Dublino.
E poi vediamo se c'è qualche altra domanda. Come vedete, ha usato un termine inglese con il suo fluente linguaggio e quindi il ragazzo inglese è importante impararlo se volete fare qualsiasi cosa fuori dall'Italia. Sì, allora, no, diciamo che non mi veniva la parola italiana, quindi ho detto, vabbè, application è Non l'italiano fare il giusto modesto, su. ancora. No, no, A no, no, no. volte succede anche a me, eh. Non mi viene quella inglese, È non mi viene quella vero, italiana. è vero. E vabbè, capita, capita. E niente, vabbè, ringrazio quelli che mi fanno i complimenti. Sì, indubbiamente, come dice Nezumi, è comunque un piccolo sogno perché siamo partiti da, vabbè, è partito il match. Commentate dopo, magari in qualche pausa, Sì, 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 sì. facciamo domande e risposte. Sì, Gavetta? tanto, tanto grazie per queste anche piccole anticipazioni, comunque per farci compagnia in questo momento. Stiamo entrando in questo momento in game. Siamo io e Sarengo per questa partita, mentre God riposa un attimino i polmoni. Che altro la trachea? vediamo appunto come si comporteranno. Livello 1, vediamo se siamo sincronizzati. Io sono 29-30. Poi. Sì, 35. 34, 35, 36, 37, 38. Secondo indietro. Secondo indietro. Refresh Fai anch'io. tu. 40, 41, Lasciamo tutte e due. 42. 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, No, è molto più 52. refresh, ho detto life. Intanto Ok. vediamo i Meteor Makers a 1 minuto e 3 che si avvicinano appunto al rosso No, e mi è scusa, quindi a partita la quanto pubblicità. mi devo mettere? No, non si è Mi è partita la capito. pubblicità, un secondo. Io ero 1 minuto e 3 prima, qualche secondo fa, quindi adesso sarà 1 minuto e 15, immagino. Torna 1 minuto e Partita. 15. Sono di problemi. Sì, siamo a 1:11 e vediamo l'aggressione, appunto il first blood. Dovrebbe essere di sintetizzato, maledizione il feed, quindi non posso Sì. vedere. Su Mike TV. Oh, l'aggressione rimane you and me, flash addirittura per prendere la kill su Orianna, ma ci rimane, scappa Olaf, giocato da Oro, e finisce con 3 a 2 per i Meteor Makers, a favore appunto dei polacchi. Recall di Massi, Ok, mi dite mentre adesso a quanto state, se no. 1:40, 41, 42, 43, 44, 45. Il teleport da parte di Orianna? No. Ah sì, ok. Penso è nello Adesso stesso con team. Nico. Anzi, 50, sono spaventato, ho 51, detto questo. 52, 53. Sì, io sono un secondo indietro. No, aspetta, avanti, scusa, non indietro. 58 quindi. Beh, 2 minuti. 60, 2 minuti, 2-1, 2-2, Ok, 3, va 4, bene. ok. E il rosso sta venendo stilato grazie appunto alla presenza di Cho'Gath, scusate, di Kog'Maw, ma viene interrotto appunto da Olaf. Olaf che con un Undertow caccia via i nemici, quindi sprecando il teleport da parte di Orianna, smite per prenderlo evitando così lo steal. Orianna che non solo appunto ha subito la kill, ma ha perso minion in questo momento e exp, e arriva appunto in linea con nulla di fatto. Giusto 3 assist per lei. Le ward vediamo che si sprecano appunto per questo. Intanto vediamo una cosa interessantissima, daggerino per Miss Fortune al primo recall invece della Lawrence Blade. Sì, sicuramente una scelta abbastanza sana, forse particolare, una strategia Boots livello particolare 2, immagino. di andare subito per i boots o comunque magari anche una Zeal, perché comunque anche la Zeal dà movement speed. Sì. Intanto vediamo appunto Evelynn nella bot lane ha appunto switchato invece di prenderla solo top, mandando top Miss Fortune e Sona, quindi si ritrova appunto pressata 1 contro 2, mentre Kog free farma grazie appunto a questa nominanza, a questa situazione che si è andata a creatosi. Mid vediamo Diana contro Orianna e vediamo l'invade da parte di Olaf e Sona sul rosso di Maokai, vediamo se riusciranno a prenderlo. Maokai ha lo smite a disposizione, ma lo smite è up anche per Oro che smite al rosso e saluta ringraziando. Rimane ancora lì. Mette una ward per trovare appunto il Maokai di turno. Grazie al blu ha il reset immediato dell'Undertow. Terzo Undertow per lui. Ci sarà il quarto. Lo prende, ma viene doggiato dal Twisted Advance di Maokai. Grandissima giocata da parte del jungler degli SKT1. Arriva tutto il resto del team. Orianna viene implosa immediatamente, così come la povera Irelia. Due kill ancora per gli SKT1 che recuperano il vantaggio. Sì, Mamma mia, ragazzi, quell'azione da parte di Maokai
è stata stupenda, quel set advance millimetrico, proprio per evitare l'ultimo undertow che ne avrebbe segnato la sconfitta. Non aveva ancora a disposizione il true damage Olaf, e è riuscito a salvarsi però sacrificando appunto gli altri due suoi compagni. Sì, bella giocata da parte degli SKT, mentre bot lane dei Meteor Makers ne sta, diciamo, approfittando, almeno cerca di tenere pressione prendendo quasi la torre al quarto minuto, ma ecco che si presenta Evelynn in lane per andarla a difendere. E la bot lane appunto di carry e support che pushano alla maledetta proprio per dare pressione, cercare di far obbligare gli SKT a ritornare in lane per proteggere la torre. Infatti anche Olaf si stava avvicinando ma decide di lasciare perdere, anche perché la bot lane dei Meteor Maker sta recallando per riprendere mana e riprendere anche fiato, insomma stanno dopo questo fight della in top lane che li ha lasciati in svantaggio al momento. Due Lance Blade per Kogo, che prende anche lui boots livello 2. Un vantaggio quindi di una Doran tra lui e Miss Fortune. Miss Fortune che continua appunto a essere pushata top da Irelia, nonostante appunto la presenza di Sona. Sona che ha non ancora a disposizione nessun oggetto di gold, nonostante i due assist, ha speso tutto in appunto Ward e Pots. Mentre Olaf si avvicina alla mid lane, avendo wardato in modo precauzionale appunto lo stesso cespuglio per evitare di essere spottato. Sotto torre Orianna no problema per lei, mentre Evelynn, avendo pushato ormai la linea, cerca di trovare un obiettivo alla sua esistenza, che non sia appunto quello di stare senza fare niente, senza accumulare nei gold net. E credo lo troverà nei golemini della top lane. Sì, le piante di Zyra non guadagnano visione sull'Evelynn che è steltata là a fianco. Interessante, no, interessante. Però Evelynn non decide di gankare in maniera ninja. Sta aspettando Olaf. Sta aspettando Olaf, che comunque è pronto. Kog'Maw si fa abbastanza avanti. Ghost di Olaf, flash di Kog'Maw al momento giusto. Un fight che bellissimo. Qui fussano Evelynn, che è stata presa. Vediamo se riusciranno a prendere la kill. No. Costretta al flash. Sì, costretta al flash anche Libic su Zyra. L'ultimo undertone non riesce a prendere la kill grazie appunto alla pozza usata dal polacco. Niente di fatto per la bottom lane. Si fa avanti per cercare di dare una mano a Kog'Maw nell'uccidere Evelynn. Ma Evelynn è forte del suo anti-snare, che attiva subito non appena viene slowata da Kog'Maw per sfuggire alla presa di Maokai. Intanto top lane, un altro po' di azione, cioè non appena Irelia si fa avanti per cercare di lastrittare qualcosa, viene investita da una valanga di auto-attack di Miss Fortune che le causano un danno non indifferente. Maokai cerca di dar fastidio e pushare appunto per finire la torre bot, mentre Kog'Maw fa il lavoro sporco cercando di buttare giù appunto la torre, e Diana si sta spostando verso bot. Bottom lane c'è il fight, riescono a prendere la kill su Kog'Maw e senza mana Evelynn. C'è Orianna che addirittura flash per mettere la palla, ma c'è il dash appunto di Reaper che evita appunto così la sua fine. Dall'altra parte Olaf è riuscito a salvarsi sotto torre. Il chase su Maokat che flasha il Crescent Strike, non aveva a disposizione comunque abbastanza mana immagino per il Luna Rush di Diana, ma è meglio essere sicuri. Intanto lo snare che evita appunto Miss Fortune, il boost damage su Sona viene distrutta e regna appunto dall'ultimate il bullet time di Miss Fortune. Pietro, ditemi a quanto state. Porca 15, 16, 9. Come 29? 8 e 12, 13, 8 e 9 stavo dicendo, 8 e 14, 8 e 15, 8 e 16. No, 23, 24, 25, 6 già. No, ognuno è un tempo diverso. Oh sì, no, simpatico, molto simpatico. Rifresciamo tutti quanti. Allora, lo so, sono problemi ragazzi. Queste... Vabbè, adesso ce la possiamo prendere con Chaos, è qua. Prossima volta esatto, implementa più spettator. Vabbè, slot. Ma lui con Ezio c'entra poco, credo. Ok, 49, 50, 51, 52, aspetta. 53. Sincronizziamo. Dimmi, come 55, 50... No, quant'è? No, 59, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va bene, 13. Ok.
La torre batte caduta appunto presa da Kog'Maw e Orianna, mentre si avvicinano sia Sona che Diana, spottati immediatamente dalle numerose ward. Mamma mia, quant'è guardato quella zona in bottom lane, una zona di fuoco. Sia sono ben due ward dei Mim e altre quattro degli SKT1. Sì, Sarengo, rifammi la conta per vedere se sono in pari. 36, 37, 38. Mi ha frizzato un attimo. Ok. 39, 40. Perfetto. Sì, stavamo dicendo poco fa. Siamo 6 a 3. Sur appunto parziale dopo 10 minuti dall'inizio della partita, 14.000 a 10.000 per gli essere per i coreani. Si avvicinano subito il crash and track, seguito dal Lunar Rush da parte di Diana, che viene burstata da Cosmo, Zyra e Orianna. Il teleport mid fight un po' troppo tardi, viene interrotto da parte di Evelyn, ma comunque l'ha usato, credo, non so se è stata stunnata forse dai rail o qualcosa. Sì. Sì, per forza. A meno che appunto non l'avesse interrotto volontariamente, ma lo vedo in cooldown, quindi non credo sia così. Per il resto sì. C'è il tentativo di Drago da parte di SKT1 dopo appunto nonostante anzi la morte di Diana, visto che è stato ultimate in zona a seguire bullet time, due kill, due persone subito buttate giù. Teolaf in mezzo a tre non sembra voler prendere la kill su Zyra, preferisce Orianna ma non riesce appunto a prendere la kill, e intanto ci rimane il drago, viene preso da Sona degli SKT1. Miss Fortune è rimasta all'interno del Peter Baron, cerca appunto di fare qualcosa ma viene burstata giù da Irelia e il Bjork in barrage da parte di Kog'Maw, che va a cercare appunto, grazie alla possibilità di spammarlo del blu, gli ultimi rimasugli del team. Sì, mentre Evelyn lo stalka. Sì, sta cercando di andarlo a prendere, ma non credo ci riuscirà al momento, perché comore calla. È stato un bel fight, un bel engage, un po' a sorpresa. Gli SKT1 sembravano decisi a fare il drago, ma si sono istantaneamente girati sui Meteor Maker che stavano arrivando. Vengono visti appunto Sona e Evelyn. Si avvicinano gli altri membri del team dei Meteor Makers, in particolare Orianna, Zyra e credo che sia Kog'Maw l'ultimo rimasto, sì. Vanno a difendere la torre di Mii appunto sul push da parte di Diana, che scuda appunto un colpo di torre grazie alla sua W. Niente di fatto ancora una volta. Sì, un fight che è stato appunto forse in favore degli SKT, ma in cui sì, in favore degli SKT se non avessero perso Miss Fortune, che si è trovata diciamo con le spalle al muro senza flash, non poteva fare nulla di che. Ho avuto un derp da parte del feed. Allora, vediamo se siamo giusto 12, in orario. 13, 12, 13, 14, 14, 15. 15, perfetto. Sembriamo veramente. Tornarmi, speriamo. Secondo episodio, impara a contare con LOL Italia, featuring Sarengo e Life is Karma. Life is Pizza, scusate, sbaglio anche il mio nome. Siamo ancora in mid, dove Irelia e Zyra si fanno avanti e cercano di tenere bada Diana, che vuole farmare in. Può farmare in tranquillità, in realtà, perché poco dietro di lei ci sono Olaf e Sona in agguato, mentre botlane i due AD carry sembra Kog'Maw a zonare un pochettino Miss Fortune in questo caso. Miss Fortune che teoricamente dovrebbe avere un DPS teorico molto più superiore. Scusate il gioco, l'ho ripetuto due volte, teorico. Abbiamo una BT già completata da parte di Miss Fortune contro una Phantom Dancer ancora da finire per Kog'Maw, e vediamo che la differenza è sostanziale di minion, circa 30 minion, anche se Kog'Maw ha una kill in più, una detta in meno. Detto questo, veniamo 3 contro 3 in mid, è diventato un Miaram qua la seconda partita degli SKT1 contro Meteor Makers. Vediamo chi vincerà. Ricordiamo che appunto la prima partita è stata vinta dagli SKT1, e quindi se riuscissero a spuntarla anche adesso passerebbero direttamente in finale contro i Fnatic. Sì, e ricordiamo che essendo la semifinale è una best of three, quindi il primo team che riesce a vincere due partite su tre passa automaticamente in finale e va a incontrare i Fnatic in questo caso. Miss Fortune riesce a pushare indisturbata la torre praticamente, senza che nessuno le contesti nulla, ma Okai aveva recallato mentre 4 quinti del team e Meteor Maker sera mid, si stanno spostando per prendere un blu e credo che gli SKT ne siano al corrente, perché c'è Evelyn che va a stalkerare, a guardare, a spiare insomma i suoi avversari mentre fanno questo blu buff che viene data a Orianna. E anche vengono buttate giù un paio di ward,
cioè, tutta la parte del mid è guardata da parte degli SK1. Anche loro decidono di andare per un blu, dato a Diana in questo caso, e tutti e due i team giocano in maniera abbastanza difensiva, non vogliono scoprirsi troppo e aspettano a fare la prima mossa per fare una cosa giusta e molto cauta. Vediamo che anche Kevin sta buildando in modo particolare appunto la sua assassina con un Heart of Gold preso subito dopo il cage. Sarà sicuramente a, diciamo, tappare le pezze del suo farm non, diciamo, ottimale. Per i 15 minuti che sono passati ora dall'inizio della partita, solo 70 minion per lei. A differenza di Orenna, che ha comunque una ventina in più circa. Sicuramente non ottimale anche il suo di farm, però comunque ha quasi completato il calice, che la dovrebbe far funzionare almeno per quanto riguarda i team fight. Sì, se vi stavate chiedendo perché hanno rimosso l'Heart of Gold, potete guardare che è presente in 3 persone su 5 degli SKT1 e 2 persone su 5 dei Meter Makers, in quanto è un item abbastanza neutro, quindi HP che va bene su chiunque praticamente, e esatto. Il Gold per 5 che viene, diciamo, si ripaga da solo, quindi è sempre bello farlo in caso si abbia i soldi necessari per comprarlo. Infatti è stato la filosofia dietro questo cambiamento era proprio il fatto di se tu vuoi investire per il futuro attraverso un GP10 devi sacrificare almeno qualcosa nel presente, in questo caso delle statistiche. I nuovi oggetti di gold che ci sono non danno appunto statistiche immediate, il crit chance lascia il tempo che il loot che trova, l'AP non è fenomenale ma è comunque ha degli ottimi upgrade, e la Philostone è solo altre regen e mana regen, non aiuta appunto durante i fight. Per il resto comunque danno qualcosa di buono, al posto dell'Heart of Gold abbiamo adesso la Sightstone, che comunque dà vita, è molto buona su diversi tank of tank e support, e quindi è un ottimo sostituto. Sì, intanto possiamo far notare il farm che per quanto riguarda mid e jungler sembra quasi alla pari, solo forse Orianna con una decina di minion in più, mentre la differenza si fa abbastanza grossa quando guardiamo il top, cioè Evelyn contro Irelia, e la AD Carry, cioè Miss Fortune contro Cog. Cioè, tra questi ultimi praticamente 50 minion di differenza, che sembra abbastanza grossa, in quanto Kog'Maw è andato subito per attack speed con la Phantom Dancer, mentre ovviamente Miss Fortune ha deciso per una Bloodthirster un pochettino più alta in danno, e poi adesso forse ci farà una Phantom Dancer a sua volta. Un tentativo di engage da parte degli SKTT1 che landano un Crescent Strike, ma Diana decide di non entrare. Sono lì, stanno danzando, proprio pronti per fightare a ogni secondo. La palla viene spostata per dare visione, Shurelia che va giù, Diana che si fa avanti, Maokai e ulti di Miss Fortune subito a decimare gli HP. Mamma mia! Riesce a scappare Zyra con un HP, intanto vediamo il chase, Irelia si cade, arriva l'ora rush di Diana dopo che gli altri due sono morti a fianco. Sì, wow. Sì, un bel fight amministrato bene dagli SKT1. Miss Fortune in posizione bellissima per la sua ulti, che ancora va a dare un sacco di fastidio a tutto il team dei Meteor Makers. Orianna che è entrata in fight con meno di 100 HP, credo, perché è rimasta praticamente sull'orlo dell'ulti di Miss Fortune per tutto il tempo, prendendosi tutto il danno. Sì, è Drago a gratis per gli SKT. Drago gratuito completamente, i soldi vengono spesi come vediamo in maniera interessante. Evelyn con Launting Guys, mentre Olaf stacca vita. Abbiamo il primo needle, si tratta dell'aggressione da parte di Diana su Kog'Maw. Kog'Maw riesce a scappare grazie con l'aiuto di Zyra. Diana non può nulla, mannaggia anche perché c'era Miss Fortune lì di fianco, ma anche lei era abbastanza low HP, non ha potuto dire nulla. Ultima sta parte di Maokai, l'ultimate cade ma troppo tardi, non gli riduce abbastanza i danni di Miss Fortune che sono molto alti grazie alla BT già completata. Il teleport da parte di Evelyn a cercare Kog'Maw, riuscirà a prenderlo grazie alla velocità
della sua W. C'è anche Miss Forte dietro di lei a cercare di chiudere la lumaca dall'altra parte, la lumaca preistorica in questo caso dall'altra parte. Intanto dall'altra parte della mappa c'è Orianna che riesce a prendere Sona e finalmente riescono a intercettare appunto Kog'Maw con uno shutdown dato a Reaped. Sono felici e contenti, possono tornare indietro mentre cercano appunto di trovare la Orianna che si è nascosta per bene e Recolla in questo momento, e nello stesso tempo Oro che prende il blu nemico assicurandolo per la sua, per suo uso personale appunto. Sì, a questo punto il carry dei Meteor Makers, Makler con Kog'Maw, avrei, mi ha sorpreso un attimo perché fossi stato in lui ormai mi sarei, cioè, probabilmente mi sarei dato per spacciato una volta chiuso da Evelyn e Miss Fortune, che entrambe credo abbiano un po' più di velocità nonostante lui abbia comunque una Phantom Dancer, e avrei almeno cercato di girarmi su Miss Fortune una volta preso il dive per almeno prendere una kill con la passiva. Sappiamo che Kog'Maw esplodendo, se muore accanto a un target a bassi HP può comunque stargli vicino per cercare di prendere una kill. Tanto Reaper è... Stalking Mokate non viene visto, non viene visto. È interessante anche vedere cosa sta costruendo, sta andando già per una GA e intanto interrompe il twister d'avance entrando nel cespuglio, appunto che viene riproposto qualche secondo dopo. Intanto mid, il resto del suo team sta pushando appunto la torre, arriva anche Sona, sconvergono anche i Meteor Makers, dovrebbero riuscire senza problemi a tenere questa torre finché almeno appunto sia Zarya che Orianna hanno il mana a disposizione, cosa che non dovrebbe appunto finire nei prossimi momenti. Intanto Bjork in barrage alla ricerca di appunto Evelyn, mentre Olaf sfrutta questa diversione per stilare il rosso che viene dato misforcio. Sì, Zaira colpita da un Crescent Strike che fa veramente danni astrali ormai. Madonna. Il danno AP di Diana ed Evelyn messo insieme è veramente elevatissimo. E infatti i Meteor Makers, anzi, non vedo troppa Magic Resist negli item dei Meteor Makers. È giusto una distruzione su Maokai. Sì. Avrei buildato un pochettino di più, ma probabilmente avranno le loro strategie, sì. Vediamo che appunto l'abissa completato in questo caso da Orianna t'ha sentito, non ha in favore appunto del completamento del calice. L'Aegis oltre ai Mercury per Maokai, per il resto siamo abbastanza vuoti di Magic Resist. Sì. Irelia non ne ha, Kog'Maw non ne ha e nemmeno Zira. Tanto non so come mai, intanto mi continua a laggare. Arriva l'ulti di Sona a beccare Kog'Maw e Irelia. Kog'Maw esploso istantaneamente dal team coreano. Continua il chase, l'ulti di Orianna a bloccare l'engage, ma Olaf senza problemi grazie all'ulti che continua, cerca di buttarsi in un angolino per poter flashare. Ecco il flash, il counter flash da parte di Evelyn che con la GA non si farà ripetere due volte. Il numero però di appunto di 8 spike impedisce a Evelyn di prendere la kill, in quanto procca più di una volta la passiva di Maokai, che appunto lifesteala con un autoattacco, anzi diciamo sicura con un autoattacco, sfruttando appunto la sua passiva. Sì, netto vantaggio ora per gli SKT che riescono a prendere una torre indisturbati, e forse ora si dirigeranno al Baron. E adesso il vantaggio è pesante, siamo 22 minuti, 9k di differenza tra i team. L'engage con l'ultima persona è stato veramente... Sì, Zaira che è costretta a usare il flash perché face check ha una Miss Fortune che le toglie tre quarti di vita con tipo tre autoattacchi. Allucinante. Tre autoattacchi e un paio di skill, sì. E, come dicevo, quell'engage di Sona così molto a tradimento su... Credo abbia flashato Sona, no? Semplicemente ultato prendendo praticamente per i capelli, sia Kog sia Irelia, che sono stati istantaneamente esplosi. Ha detto: oh, okay. L'engage da parte di Diana con un moonfall bellissimo su Irelia e Maokai. Maokai e Irelia che vengono esplosi dai danni di Misfortune che sono altissimi, grazie appunto già alla sweep rushato. Kog'Maw rimane lì. L'ulti di Orianna a cercare di interrompere il flash da parte di Misfortune che prende l'ennesima kill. Ci rimane anche forse Kog'Maw grazie al crescendo
Crescent Strike, vediamo se riuscirà ad andarlo. No, quadra kill da parte di Miss Fortune. No, il Crescent Strike non riesce a prenderlo. Manca in CD il Lunar Rush per Diana, che viene seminata appunto da Kog'Maw. Addirittura flash più Lunar Rush, ritornato in cooldown per un ace da parte dei coreani. 21-10, e qui la differenza è diventata ancora più sostanziale. Questa splendida azione da parte dei coreani credo che abbia segnato veramente un punto di svolta, in quanto non hanno proprio più bisogno di dimostrare la loro superiorità in teamfight. Sì, la superiorità in danno veramente evidente. Miss Fortune, che una volta che l'engage è fatto da uno qualsiasi dei suoi compagni, parte subito con un ulti. Devono cercare di evitare questo tipo di engage in campo aperto i Meteor Makers, ma stanno faticando, perché gli SKT sono veramente bravi a prenderli in castagna, come anche questa volta. Un engage appunto di quando vengono prese due o più persone da qualsiasi cosa, come anche il Diana che rusha con la sua ulti e poi li tira indietro con quello che si chiama Moonfall, mi pare, una skill che non fa danno ma che tira a sé in AOE, e oppure anche l'ulti di Sona, o in qualsiasi modo, sempre in campo aperto, segue l'Agony's Embrace di Evelynn e il Bullet Time di Miss Fortune per un sacco di danni e parecchie kill, insomma. Intanto c'è Ciao Sottolo che sta facendo un ama praticamente nella chat dello stream. Sì, ringraziamo per la pazienza con cui risponde appunto a tutte le domande. Sì, per chi non sa cos'è un ama, che spieghiamolo, è un ask me anything. Chiedetemi, esatto, quello che volete. Sì, vabbè, lo faccio con piacere, sono tutte domande molto 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 gentili, quindi. E ho anche guadagnato 2 follower su Twitter. Esatto. Dopo la scherma spamma anche i nostri di follower. Esatto, sì. Adesso li posso spammare subito. Io ancora non ho capito come funziona sto Twitter, c'ho in mente della gente che sta davanti alla mia finestra affacciarsi. Sono un po' paura di andare in bagno. Comunque, 43k per gli SKT1, ricordiamo team coreano, South Korean Telecom Team 1. Team appunto appena comprato da questa multigaming forte della sua presenza in StarCraft. Dall'altra parte Meteor Makers, team polacco che è riuscito ad arrivare fino adesso. Arriva Evelynn subito addosso a Zyra che viene spillappata grazie appunto alla palla di Orianna che non riesce a salvare dalla rabbia di Evelynn Reaper. Intanto cade anche Maokai, Irelia non può nulla contro i danni stratosferici di Diana, e Oro addirittura tanca la torre senza problemi, usa l'ultimate per appunto ridurre i danni. Sta per cadere appunto la torre mid, la differenza ormai è abissale, cade anche Inhibitor in questo momento. Sono rimasti solo Kog'Maw e Orianna, vediamo se riusciranno nel miracolo di difendere appunto la torre. Con la GA Evelynn non ha problemi a buttarsi in avanti per appunto attirare l'attenzione, così come Olaf grazie alla Warmog. Ultimate di Orianna, lo Shockwave rende tutti e 5 i nemici. Ultimate di Zyra che prende solo Olaf e Miss Fortune. Miss Fortune potrebbe cadere, finalmente cade, shutdown da parte di Orianna su Miss Fortune che stava decimando il team nemico. Un Crescent Strike a zonare via appunto i nemici, hanno preso solo una torre nel Nexus, l'altra è ancora in piedi, vediamo se ci sarà magari il comeback grazie a questi soldi guadagnati. La differenza è ancora veramente enorme, gargantuica proprio, 13k di differenze tra gli SKT1 e i Meteor Makers. Vanno al Baron i polacchi, mentre appunto Diana cerca di mettere pressione appunto sugli stessi pushando. Hanno detto, ma forse non è il caso, abbiamo il Super Minion. Intanto flash e palla da parte di Orianna, comando attacco più Shockwave. Sona cerca di fare quello che può, ma senza l'ultimate non può appunto nulla. Kog'Maw fa il giro, la seconda kill, c'è la kill da parte di Evelynn però, che è in mezzo al team nemico grazie appunto alle difese dell'Aegis e dell'ultimate. Arriva Kog'Maw per fare appunto DPS salvando la vita di Irelia costretta a tornare indietro. Arriva Sona a cercare di salvare la situazione, flash, Twisted Advance, Kog'Maw veramente bassa vita, il Bjorkin Barrage a cercare Evelynn che giuca in mezzo appunto i colpi di Kog'Maw. Scusate, la voce mi ha lasciato. L'ultimate di Miss Fortune prende la kill da parte di su Kog'Maw, appunto salvando la vita a Evelynn. Reaper D che ha fatto veramente tanto di cappello, wow, per l'ultimo di Juke. Wow, bellissimo. Wow,
che giocata per Evelyn. Maledizione, la voce mi ha fallato appunto proprio nel momento più concitato, cacchio. Scusate. Un dribbling degno di Maradona, quello di Evelyn, tra le skill avversarie. Doggia il danno in maniera veramente da maestro. Sappiamo un pro player capace appunto di queste giocate come se fossero cose normali, insomma. Riesce a doggiare tutti i danni di Maokai e prendendo la kill su di lui per poi baitare Kog'Maw fino all'ultimo HP praticamente. Tanto anche già ancora se viene presa appunto da Mi Sporting, sì. In più Evelyn per squaglia, distrugge completamente anche Irelia. C'è da l'ultima rimasta che appunto Orianna che è riuscita a prendere appunto la kill, che viene distrutta anche lei. Sì. Si mette veramente ormai, male per il Mim, che non so cosa ormai, dove ormai sì. Zaira più che una pianta è con cime tutte le no. volte. E ridotta con i Mim non sappiano più dove sbattere la testa. Vediamo una pozza vera del suo che ha l'Infinity Edge e la Phantom Dancer ancora ultima da parte di Evelyn grazie all'OCD. Viene esploso Makler, continua a scappare Reaper, riuscirà a salvarsi shutdown da parte di Kog'Maw grazie alla passiva. L'Incantation Surprise che prende alla sprovvista, proprio come un regalo di Natale non aspettatoci. La povera Evelyn. Inhibitor, second inhibitor down, mentre i minion stanno pushando anche bottom. Vediamo se cercheranno di prendere le ultime due torri che appunto mancano loro. L'ultima torre, scusate, che manca appunto a loro. Decidono di fare il giro lungo, mentre Orianna si dirige già giù per cercare appunto di counter pushare. Pingano il Baron i coreani. Sì, pingano Baron i coreani che probabilmente cercheranno di farlo in maniera rapida per poi chiudere la pratica a Meteor Makers per andare a vedere in finale cosa possono fare contro i Fnatic. Intanto sì, ci dicono dalla chat che probabilmente avresti bisogno di un po' di polmoni di God per il momento di poco fa in cui ti è mancata la voce. Lo so, capita ragazzi, scusate, sono un essere umano. Non siamo God noi, non abbiamo polmoni per reggere così tanto. No, più che polmoni è stata proprio la saliva che ha fatto una scivolata sulla trachea, sulla laringe, non so dove cacchio l'abbia fatta. Sì, vabbè, sei ingozzato e non vogliamo sapere i dettagli, ecco. Pandoro, io sono fatto merenda con Pandoro, voi cosa avete fatto? Non so. È stato due fly, sono diventate completamente invisibili nello spectator mondo, non sappiamo come mai, mi sta bene così. Vediamo appunto che si avvicinano alla bottom lane. Intanto Orianna teleport per sfuggire alle griffie di Olaf e ce la fa grazie alle difese della palla più lo scudo dato dal command protect. Riesce a diciamo a passare quei 3 secondi che la separavano dalla salvezza con il teleport. Pushano mid per far sentire la pressione di super minion. Vediamo se decideranno di prendere l'ultima torre. Pare di no. Aspettano appunto che i super minion convergano anche dalla top lane. Quando arriveranno saranno dolori per appunto i polacchi. L'ultimate di Zona a prendere 3 persone. Ancora una volta l'ultima di Miss Fortune che devasta tutti quanti. È purtroppo caricata però da Irelia e Maokai che non riescono a ucciderla nonostante le avessero buttato più di metà vita. Più di metà vita istantaneamente. Quadra kill per Oro, che dimostra quanto sia forte il CDR su la vita grezza su Olaf. E GG per gli SKT di Luna che guadagnano con questa seconda partita un 2-0 e l'accesso alla finale contro i Fnatic. Congratulazioni a loro e ci dispiace per i Meteor Makers, ci vedremo magari nei prossimi tornei. Sì, mamma mia che partita ragazzi. Gran bella partita, gran belle giocate, riescono a prendere in castagna i Meteor Makers in ogni occasione. Ultimate di Sono comunque engage da parte di Diana che lasciano veramente senza parole i polacchi che non riescono a reagire. Veramente, veramente ben eseguite le loro strategie che hanno contrastato quelle aggressive dei Meteor Makers. Sì, coreani nettamente superiori, non così nettamente, però hanno quella marcia in più. Sì, non sono riuscito a contrastarli appunto i Meteor Makers. Non sappiamo esattamente diciamo quale sia stata la loro pecca, in quanto in linea si sono sempre dimostrati abbastanza diciamo up the top. Ci hanno sempre cercato di diciamo di rispondere colpo a colpo quello che facevano i coreani, però non è bastato. Ora la pausa tecnicamente sarebbe dovuta essere dalle 7:30 alle 8, però la grand final qua mi viene detta sul sito di appunto SLM in un'ora. Come in un'ora? Quindi alle 8. Alle 8? Giusto, preciso.
Vediamo un attimino le interviste, poi magari ci mettiamo un attimino in pausa con la musica sotto, ci andiamo a fare un po' di cavoli nostri. Sì. Andiamo anche a mangiare. Ah, anche se vuoi. Intanto sentiamo se c'è qualcosa da dire. Nel frattempo stanno. Magari se ci danno l'audio dal feed. Sladateci l'audio dal feed. Niente, non ci vogliono dare l'audio al feed e non possiamo sentire cosa dicono Jason e Bad Bully. Vabbè, per me l'importante è solo guardare la bellissima intervistatrice. Sì. Zombie. That was the world's worst wave. Welcome back, ladies and gentlemen. That's a We're having funny fun here in the world's worst analyst wave. In the desk, troll the table. troll table. We've got a lot of replays, so without further ado, let's jump straight to them. SKT Telecom looking very good. SKT Telecom Team Ah, 1. giusto, Pozzino ha vinto la If you skin di can Rammus. straight away Sì, ti thank you mandiamo for il coming, but codice dopo, we più were talking tardi. about the meme aggressions level 1, and it ended kind of fine for them. It was a double kill for Makler. We've seen right now. Reaper almost died. He will die later from that war, but the first one dying was Diana from Mokate, and now it's Makler killing Evelynn and Makler killing as well. I think it's you and me, MF. But MF get one kill as well, so it's fine. Well, it was Olaf. It was 3-4-2, fine, pretty fine for him. Vediamo And alcuni replay. see, A I think we're gonna stay with the Will you stay with it? Yeah, Stay with them. Yeah, because what happens is Charlie is mandando. about to C'è il respawn, and teleport then what does appunto he al do? rosso He subito dopo l'azione a livello 1 che respawns, and purtroppo che he avete teleports visto in back questo in momento, for visto che some prima non l'abbiamo vista, unfortunately, he pincata didn't addirittura quite do la last ward, TV, arriva Olaf che fa SKT tanta reacted paura in visto time. che non He avendo, came non in, avendo il yeah, and jungler a tried to get disposizione, it, quindi but neanche lo yeah, they smite, didn't sono time. costretto a So, tornare indietro. 3v16 is when the red steel Preso il rosso, really happens, and it's SK dopo abbiamo Telecom visto, ci that sarà get la it this prossima time azione, sarà lo around. steal So, del rosso, immagino, 3v16, avversario. if you Questo è il can, fight. Mr. Klein. Yep, there we go. Eccolo lì. In the Arriva control oro, room, seguito da and there it Sona, is. This is ma actually ok, really good pur avendo a steal, and disposizione, leads to non avendo a disposizione lo a 5-man smite, è invade. This one, costretto appunto ad we can see aspettare Olaf lì is nel invading the cespuglio, usa red buff, il and simile Malky per is waiting specificare, for ma the è team to troppo back up, tardi. but it's Olaf nothing si he can riaffaccia do. dall'altra parte, So it's aspettando Olaf just appunto getting the il red buff, Maokai, and e you'll qui lo notice that trova, I mean primo they've already got Undertow, it, and presa realize the immediatamente jungler is l'ascia, already rilanciata, handy, secondo Undertow, so terzo Makate Undertow, is il quarto sticks Undertow, around guardate here, and there, l'altezza dall'altra you can parte see di the troops Maokai are che riesce coming ad down, oddiarlo salvandosi la and then vita, also at the arrivano i bottom, Reaper Relia teleports e in any Orianna, moment ma il now. teleport da So parte if the teleport di Evelynn comes through, insieme there's Reaper alla coming around, convergenza Charlie gets 5 caught tra la, out, Kuro gets caught tra la out, seconda it's a torre double kill, cleanup pickup e la torre for della base SK a Telecom in the 4 enemy minuti jungle, dall'inizio della 4 partita, minutes in in on 5 the red buff. addirittura, ragazzi. Questo gioco point, they aggressivo da just lost parte dei all their coreani vengeance, veramente sta and they went superando back ogni to SK limite. Telecom leading the game. Stanno veramente tirando So fuori dal check cappello that is certe when cose the che dragon non si punch sarebbero really mai kicked potute off. It's immaginare. generally when the main big fights happen, but we Andiamo will not see it prossimo replay che ci show. forniscono. So Come si chiamavano questi? Well, maybe you could just in game. Oh, it was that great backstage misfortune boys, ultimate, and i cool kid desk si sono chiamati nel client. Oddio. Che ti trovi? Da un backstage boys tipo no, a ricordare tipo i backstage boys, no, non so. Absolutely awesome for display of power. Reaper just Allora, so vediamo strong. quando, quale sarà really appunto il prossimo replay che ci garantiranno. Trolled them so good at 27 minutes in when we saw it. And you guys know what happened. He just ran around. Makler was trying his best to catch them out there, but he just caught them out. But and we missed the awesome flash Sona ultimate as well. Yeah, I would like to point that two plays. The first one was the Sona flash ultimate and getting I think it was three kills for SK. It was yes, right? yes. But it was so awesome, the Sona flash and ultimate getting Kog'Maw and Maokai and then get instantly burst down. And then also the moment that Reaper was trolling us, I remember it. I hear Sinon was saying, he's dead. He's not a chance to live. And I said, yeah. no, no, he has Guardian Angel and he has Per le yes, skin, so he's ragazzi, not c'è die. stato il primo And giveaway finally, fatto un bel po' di tempo fa in cui abbiamo fatto appunto una domanda. La domanda era qual era il champion preferito da Armisa e il nostro regista. La risposta era Veigar. Il primo appunto a rispondere è stato Pozzino 93 che ha vinto la skin e gliel'abbiamo mandata. La seconda skin verrà randomata tra tutti coloro che azzeccheranno il vincitore nel poll fatto sulla pagina ufficiale di LoL Italia, in cui si chiede appunto chi vincerà. Il torneo dell'Intel Extreme Master che finirà oggi con la finale appunto alle 20. So they're going to be facing Fnatic in the final. The question is, they lost to Fnatic yesterday, how much of an impact will that have on them?
I feel like Fnatic is the favorite for this team, for this game here. After coming back so well against CJ Enters earlier on, you can see the bracket right there. There's the grand final. Che è successo? Vedo 8000. Come si fa a dare un messaggio senza dare un time out al tizio? Non puoi. Ma chi è che ha fatto scoprire il tizio? Non l'ho capito perché? Ma vedi che non è stato, cioè non è stato time out. Cioè. Ah, non lo so. Non lo so, voglio vedere. Brand new team. Non le so fare queste cose. That's not a bad result straight away. Comunque, best way for them, sir, vediamo che appunto la grand final, la grand final sarà tra Fnatic e SKT1 Europa contro Corea. Vediamo chi vincerà, ragazzi. Sarà alle 8, quindi se dovete mangiare tra mezz'ora andate a mangiare, poi tornate belli rifocillati, tranquilli e rilassati, perché ci aspettano Fabio 3, sì, questa finale. Again against Fnatic, it showed them maybe in the best of three what they couldn't show in the best of one. Immagino sia un bio 3, vado a controllare. Sì, 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 best of 3. Sono tutte best of 3. Best of 3, quindi da 2 a 3 game ci aspetteranno dopo mangiato per appunto stabilire il vincitore. E poi abbiamo già visto Fnatic e SK Telecom venerdì, perché erano lo stesso gruppo, quindi i primi e i secondi del gruppo sono arrivati in finale. Sì, sì. C'è uno di Martin Sicuro vicino a me, perché Martin Sicuro sì, vicino a Pescara. C'è un paese che si chiama Martin Sicuro. Sì, c'è Martin Sicuro. Sì, sì, stanno là tutti terroni, più terroni di me. Second ban Malphite. Don't do that. Poor Wicked. Paul Wicked. Ladies and gentlemen, we do have a post-match interview, so without further ado, let's get over to Reaper with Zoe. Ok, ci sentiamo più tardi. Beh, un po' il tempo, un attimino di prepararci noi per la finale. Un'oretta, dai, ragazzi. A dopo. A dopo. Oh, we practiced that now.